sei fatta aspettare. È il nostro banchetto di nozze. Sono qui per parteciparvi. Sei felice di diventare mia sposa? Ne sono felice. Senza rimpianto? Senza rimpianto. Ti chiedo di darmene una prova. Quando vorrai. Tieni, bevi nella mia coppa. È una nostra usanza. Perché esiti? Non hai paura? E adorna di gemme. Lo vedo. Non ti sembra che rassomigli a qualcuno? Tutti i teschi si rassomigliano, mio signore. La morte si nasconde in ognuno di noi ed è uguale per tutti. Aspetta. È il teschio di tuo padre. Lo sapevo. Bevo alla barba di chi non ha debiti. Bevo alla barba di tutti i capri, gli asini e i santi soltanto in agonia. E chi non beve con me, parte la colga. Buongiorno o buonasera, secondo circostanza. Sono Maurizio Costanzo e voi state assistendo a Colossal. Colossal è un film di montaggio sui favolosi eroi di cartapesta. Per anni, infatti, la cinematografia italiana ha vissuto di carta pressata, di fondali dipinti, di finti crolli, di macigni leggeri come piume. Ecco, c'è da dire che la crisi di questo genere di film, dei film cioè che stiamo cominciando a vedere adesso, è intervenuta quando il polistirolo espanso non era stato ancora inventato, altrimenti forse se ne sarebbe avvantaggiata. Tra non molto assisterete alla inaugurazione di Cinecittà. Il fatto avviene nel 1937 e il fascismo, in quanto a cartapesta, non è secondo a nessuno. Bene, allora, buon divertimento, sempre nei limiti del possibile. Il capo del governo ha inaugurato i nuovi stabilimenti, luminosa affermazione dell'architettura e della tecnica italiana. Alla nuova gioventù italiana, inquadrata dal littorio, conquistatrice dell'impero. Ricordate le vostre vittorie! Ricordate! Se vincerete!
fabbrica! Adorete Roma! Impero del mondo! Farsi delle illusioni è follia! Ufficiali, sottufficiali, caporali, soldati e camicinere! La fortuna vi offre la più bella delle ricompense! Morire per la patria! Noi non ci illudiamo e ci prepariamo! Il vostro grido sia vittoria a morte! Saluto re! Il popolo ti vuole al balcone! Non cominciamo a parlare di balconi! I balconi portano iella! Ma no, caro, vai, trionfa, poi torna da me, ti aspetto nella mia villa. Io vado, trionfa e torno subito. Che ci mette, una volata? Eh già, andiamo verso il popolo. Ma è proprio necessario andare verso il popolo. E perché non passiamo alla seconda parte dei festeggiamenti? Io dovrei festeggiare tua sorella. Ma il popolo ti acclama. Ma ci tieni proprio a questo popolo, ti importa di questo popolo? No, che... a me non importa, ma è la politica. Ah già, è vero, la politica, come sempre. Appunto. Popolo! Popolo! Vengo subito! Io, Marcantonio, il meritato a loro. Marcantonio! Popolo di Roma! Volevo dire... No, datemi! Siccome c'è! Subito! Ottavio! Cosa vuoi? Mezzo libero! Subito! Viene subito! Quando qualcuno venne in mente di fare Messalina al cinema furono organizzati dei provini imponenti, cioè se ne parlò moltissimo, i giornali furono pieni di fotografie, ecco come vedete, di belle ragazze, belle insomma, di ragazze che cercavano la fortuna, come si dice, con il cinema. Ecco, questi sono i provini veri e propri, li vediamo alternati a questa cascata di immagini. Se qualcuno riconosce dei parenti in queste fotografie, non si stupisca. Ecco, questa scena che avete visto sarà poi rifatta, riproposta, ecco, da questa volenterosa ragazza che deve fare il provino. Adesso questa signora ripropone la stessa scena che abbiamo già visto. Osservate come a questo operaio della scena non interessi nulla, giustamente secondo me. Assistiamo ad altri documentari dell'Istituto Luce, attori ed attrici che scendono a Ciampino. Questo è un Ercole, poi ne faremo conoscenza meglio. Erano anni di grandi arrivi e di grandi partenze. A un certo momento qualcuno capì l'inutilità di questi viaggi e preferì andare solo in Svizzera, ecco, viaggi più utili, più proficui, diciamo così. Vogliate gradire questa piccola passerella, questo sommario di macisti, di Ercoli, di Sansoni che poi vedremo nel film? Vorrei ricordarvi che era di moda il culturismo fisico, che Nilla Pizzi viveva aggrappata ad un'edera e che Dustin Hoffman frequentava il liceo. Qualcosa per affilarmi dentro.
passo per sciogliermi i muscoli pettorali. Offrire a me questo sassolino è un insulto. Ne voglio uno più grosso. Uomini! Ah, già, è vero. Versare un dito di aceto assaporato con topi. Aggiungere 3 unghie di ramarro. Le unghie di ramarro sono terminate, divina faraona. Ci sono occhi di pulci? Ce ne sono rimasti 6 e mezzo. Mettili tutti. Ora, l'ingrediente più importante. Sangue di tigre. O luce della luna, sei certa che funzionerà? Posso non riuscire negli sformati al formaggio, ma un filtro della cattiveria preparato da me è senza confronti. Deve essere lui. È pronto? Sì. Portalo di là e versalo nell'anfora del vino. Mia faraona, ti ringrazio. Alzati, Maciste. Vieni. Riposati. Ho ancora forza per affrontare un intero esercito. Evviva il faraone Ramsito! Si noti la sfumatura alta dell'interprete. Si noti lo sviluppo muscolare dell'artista. Ci si smemori nell'occhio del protagonista. Sei molto intelligente. Ora sarò ammesso a palazzo? Certo. Portatemi un poco di vino per il nostro ospite. Devi brindare alla salute del faraone. Cominciamo con gli ingredienti per un buon colossal, i buoni e i cattivi gli antagonisti, gli uomini, ma anche gli animali sono infatti antagonisti talvolta tremendi per i nostri eroi. Ecco, adesso vedrete per esempio questa lotta con il leone. Fate attenzione, alla fine vedrete che l'eroe ha appena un graffietto.
Questo è un esercizio che anche voi fate tutte le mattine. A me sembra così poco elegante accanirsi con un coccodrillo così visibilmente finto, con cattiveria. Ma la protezione animale di cartone dirà niente. Qui è un po' più difficile, perché gli elefanti sono veri. Ecco, questo è il cattivo. Ecco, qui siamo al capitolo delle torture. D'altra parte, come da contratto, l'eroe, prima di trionfare, deve soffrire. Dov'è Samoa? Diciamolo sempre, dov'è Samoa? Vedi, basterebbero poche parole e avresti tanta acqua da potertici affogare. Acqua. Se vuoi vivere, ti conviene parlare. Is the gold yet ready? Fill the iron goblet. I toast you, Celt. Drink deeply of the golden wine. Ecco, questo è oro fuso. Volendo si può bere di meglio nella vita. Donne, queste signore che tirano. Puoi anche uccidermi, Umak. Era quello che volevi, no?
È Maria Fiore in una situazione così abbastanza dolorosa. Invece è Anne Haywood con mano schiacciata. Questo è un tipico cilicio a carne. Questa è una tipica tortura multipla per barca e lance. Quando l'eroe indietreggia, le lance avanzano e il cattivo ghigna. Ancora una volta l'invocazione alla divinità. Ce la farà, ce la farà. Fine dei perfidi. Una lancia. Ma è un regicidio, signore. Una lancia! Questo film è Scipione l'Africano, è stato girato nel 1937. Ecco, questo è il primo mezzo seno nudo nella storia della cinematografia italiana. Ecco, la risata di Amedeo Nazzari anticipa La cena delle beffe, girato nel 1941 e diretto da Alessandro Blasetti. Non voglio più essere offeso! Invito i pretori Salmeri e Di Bartolomei a fare molta attenzione adesso. Non vuoi più essere offeso? Tu! Tu da me sei stato sempre offeso in ogni luogo, in ogni tempo, per tutte le ragioni che mi è parso. Io ti posso schiacciare, seppellire tra le rovine della tua casa. Io posso appiccare fuoco ai tuoi libri, alle tue carte, a tutto quello che è tuo, come mi pare e quando mi pare. Voi due qua, portatelo via! Via, via! Momento! Senti, voglio farti un regalo. Sta attento, eh? Ecco, è il primo seno nudo della cinematografia italiana ed è il seno di Clara Calamai. Queste prime intemperanze potevano far sperare bene per il futuro, ma che? I Colossal furono invece castigatissimi in seguito. Grazie.
Hai parlato con Lucio Settimo? Quel Lucio è un bell'uomo. Non ti sembra una ragione sufficiente? È un soldataccio. Ma io sono giovane, debole e senza difesa. Ho bisogno di aiuto e di marito. Di marito? Beh, sì, naturale. E l'uomo che sarà mio marito sarà re dell'Egitto. Ho bisogno di avere vicino un uomo fedele e senza paura, che rischi tutto, anche la propria vita, pur di conquistarsi l'amore di Cleopatra. Tu conosci un uomo capace di tanto? Non so. Parleremo adesso di orge e baccanali. Il fascino di Cleopatra non subirà cedimenti sino a Liz Taylor, che lo compromise con una disdicevole indigestione di fagioli. Da allora l'antico Egitto ha vissuto un inarrestabile declino. Di questa musica, al profumo di questa notte orientale, al profumo del vizio, della lussuria, delle orge. Ecco, è Cielo Alonso che balla. Vuole dire che incontreremo molte volte Totò in questo film. La sua presenza potrà apparire magari eccessiva, ma è voluta. Desidera essere da parte nostra un omaggio. Ecco, questa invece è Anita Ekberg. Vorrei ricordare che in quegli anni il telespettatore aveva stati di profonda emozione guardando Abelaine in televisione, per l'appunto. Sempre Anita Ekberg. E adesso è uno scatenamento. Che odore inebriante di baccanale. Un modesto baccanale all'egiziana in tuo onore, mio adorato Antonio. Sempre baccanale all'egiziana, sempre baccanale all'egiziana. Mai che mi facessero un tocchettino di baccanale alla livornese. Anche i balletti, nella loro modestia, facevano parte degli ingredienti del Colossal. Balletti che assomigliano alla nostrana canzonissima, come state vedendo. Questo è proprio un baccanale vero e proprio. Gli spettatori cinematografici di quegli anni non sospettavano neppure l'esistenza di queste generiche in topless. Infatti queste qui erano sequenze girate per l'estero, mandate soltanto all'estero. Poi siamo cresciuti e adesso all'estero mandiamo le nostre attrici vestite e noi ci teniamo le altre, fortunatamente. Della gioventù tebana è ascesa al Citerone e là sta celebrando un baccanale. Le copere colme di vino liberamente circolano fra le donne ed esse folli si abbandonano a riti orgiastici, ma più onorando Venere che Bacco. Chi guida l'orgia? Gran bella domanda. Sì, sì, è proprio Alberto Lupo. E approfittando dell'ebbrezza spinge giovani e fanciulle a riti impuri. Tutto ciò offende i costumi di Tebe. E la legge è stata violata. Il diritto è dalla mia parte.
Conduci subito la guardia sul Citerone. Salverà dall'ira di Penteo. Ben più tremenda è l'ira che tu conoscerai. Dirce, oggi tu avresti dovuto congiungere la tua vita alla mia. La mia vita è del Dio e la tua è già velata di cupe tenebre. Baccanti, è giunta l'ora, seguitemi, il Dio lo vuole! Ecco il dottor Manson della cittadella con elmo, scudo e calzari. Furono anni ingenui, ha detto qualcuno, o spudorati. Obliti, si compia la strage! La strage si è compiuta. Questi sono altri documentari dell'Istituto Luce. Si lavorava molto nel cinema negli anni 60, ma già qualcuno cominciava ad avere il sospetto che il cosiddetto boom economico era soltanto cosiddetto. Quel qualcuno veniva considerato, diciamo la verità, un menagramo. Mike Bongiorno, infatti, stava lì lì per pronunciare la prima volta allegria. Una porchetta finta, serviva appunto per la finzione cinematografica del Colossal. Qui invece con Francioso e la Gardner siamo proprio al divismo, i grandi divi del momento. Erano gli anni nei quali Walter Chiari costruiva il suo presente di grande amatore. Certo che quando riusciranno a darsi questo bacio sarà un gran momento, eh? Madame Pauline Leclerc. Claudia Cardinale. Buongiorno. Prego, sedete. Non posso sedermi qui. E avete scelto una poltrona che stona col mio vestito. Gran bella risposta. Non riesco a capire perché detesti mia sorella.
Lo sai benissimo. Questo è un colosso al napoleonico. Malgrado il grande impiego di masse, questi prodotti costavano relativamente poco. E infatti, diciamo la verità, non sempre erano bellissimi. Non ci si preoccupava molto dell'intimismo in questi film. Antonioni era guardato con grandissimo sospetto. Conosciuto è Rossano Brazzi. Rossano Brazzi qui fa Archimede. Nel frattempo dichiara ad un giornale: in America mi strappano la camicia. E poi aggiunge preoccupato, per affetto naturalmente. La vita, brutti fetendoni che non siete altro, esigo da voi la massima devozione, sì, il massimo rispetto, sì, la massima obbedienza, sì. No, chi ha detto no? Io. Oh, porca miseria, buttate la mano. Sacrificherebbe tutti pur di salvarsi la pelle. Ah! Sì, grazie. Prego. Grazie! Prego! Prego! Grazie! Non c'è di chi! E noi, capite, siamo qui a sputar sangue per individui simili! 2 anni di preparativi! 150.000 uomini bloccati! Questa è un'altra scena di Scipione l'Africano. Bisogna proprio dire che non badò a spese il fascismo per celebrarsi. Fu una prova generale degli 8 milioni di baionette. Thank you.
Altra scena con esaltazione di masse. L'ultimo in fondo a sinistra è Ceccarelli Bruno, comparsa. Come porta la tunica lui? Continuate la marcia. L'orientamento. Non avranno più la forza di continuare. È da tempo che le donne hanno sospettato che gli uomini abbiano perso l'orientamento, ma questo è tutto un altro discorso. Bianca, Bianca, non farti prendere dalle allucinazioni, Bianca! Bevi. Su. La tua reazione no. Bevi. Avanti. Non ce la faccio più, lasciami. Resisti. Resisti. Il mare non deve essere lontano. Il mare. Coraggio. Il mare. Coraggio. Su, Bianca. Bianca. Oh, gabbiano. Capitano. Oh, gabbiano. Non è propriamente un gabbiano, ma stiamo a vedere. La sabbia mobile è un ingrediente indispensabile per il colossal che non voglia far mancare nulla al proprio spettatore. Nel caso specifico, guardate, chi opera il salvataggio è Sandokan, ma non essendo ancora assurdo ai fasti televisivi, non crea naturalmente nessuna emozione. Spesso le storie si concludono mano nella mano. È Massimo Girotti negli anni della premilitare. Il film è La corona di ferro di Alessandro Blasetti. Fu allora, e giustamente, un film importante. Crollo colossal. Ferita. No, 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 no. Ecco, quello sempre molto attivo è Massimo Girotti, mentre l'altro è Primo Carnera. Fra tanti finti culturisti, finalmente un culturista vero.
preso! L'ho preso! Oh, sono filosofo, eh! Fermi tutti voi altri! Non lo toccate! Questo me lo voglio lavorare io! Vieni qua, tu, grillo! Altra ambientazione. Qui si celebra la ricerca di uno schiavo negro. Alza le braccia. Ho detto alza le braccia. Io ho sempre avuto il sospetto che molti abbiano letto in ritardo, o mai, La capanna dello zio Tom. Basta così. Attenzione, attenzione, attenzione! Venchino, venchino da questa parte, oh signori! Abbiamo schiave, schiavette, schialini e scamboli! Merce di prima qualità, ingrossi al dettaglio! Tu! Te la faresti da giaguardo? Magari. Ehi, tu, senti un po'. Sei che? Guarda questo. Beh. Ma lo senti che rumore fa? È per forza. È stato un mese fermo. Tu dagli l'ingrassatina e vedrai che va bene. Speriamo, ci proverò. Ma guarda quanta protesi c'è. Ehi, principale! Principale! Cosa c'è ancora? Principale! Che c'è? Principale! Che c'è? Vi ricordate? Giorni fa io questa mi comprai, la Flavia. E beh, non mi direi mica che ti sei trovato male con la Flavia, no? Male! Malissimo! Che appena la tocco va su di giri e piglia in testa! Come sei rito? Fammi vedere. E guardaste, vostro. Ho sentito. No, sono io che ho sentito. Tu questa te la devi riprendere. Io non la voglio più. Hai capito che non la voglio più? Giovanotto, piano con le prepotenze, sa? Hai capito? Uscite la merce dai negozi, non ci accettano reclami. Eccolo lì. Ladro, mascalzone, farabutto! Ehi, cosa sono questi strilli? La gente che sente chissà cosa può pensare. E perché non sei un ladro, un mascalzone, un farabutto? Questi fortissimi gladiatori non me l'hai venduti tu? E non sono gladiatori, che sono? Ma io volevo i traci! E non sono traci! Ah, sono traci, guardali un po'. Ti paiono traci? E bene, scusa, ho sbagliato. Invece di darti gli schiavi traci, ti ho dato 5 broci. Comunque sei nato con la camicia, sei fortunato. Come? I proci vanno a ruba, a Roma, se ne litigano. Mi fa male. Vediamo. Sì. È andato fuori posto un osso. Ora te l'aggiusto io, ma ti farò molto male però. Non ti preoccupare, fai pure, avanti. Sì. Dammi l'altro braccio. Giuliano Gemma, questo ragazzo biondo. Tutto muscoli, niente cervello. Thank you.
Bentrovati. Il secondo tempo di Colossal comincia con una sequenza dedicata ai mostri. Ehi, tu, intruso, cosa fai da queste parti? Va precisato che questi ultimi erano scritturati solo nei film con alto preventivo. Sono venuto per conoscervi. Avevo tanto sentito parlare di te che non vedevo l'ora di incontrarti. T'ho persino portato un regalo. Un regalo? E cosa vuoi in cambio? Andare da Plutone, se mi dai una mano. Una mano? Dino De Laurentiis ancora non pensava al suo King Kong. E i mostri di Cinecittà, fedeli ad una autarchia che sarebbe piaciuta al ministro Ossola, facevano del loro meglio. Un anello. Un anello. Piano, eh? Polifemo, ve lo dico per tradurre, parla delle vacanze sulla costa Smeralda perché ha degli affari con Karim, lui, il mostro, Polifemo. Beh, per una volta puoi chiudere l'occhio anche tu. A presto. Guardate questi cinegiornali, trasudano felicità, gioia di vivere, certezza nel domani e anche una certa ostentazione da parte, questa è l'Ekberg, di attrici, di attori, della loro felicità, del loro essere divi, del loro essere importanti, del loro essere corteggiati dal pubblico e dai giornali. Questa è Sofia, Loren, è chiaro. Sui giornali spesso questi attori e queste attrici raccontavano il loro caso umano. Caso umano Lollobrigida, Scofici.
direi un'Italia inutilmente serena in quegli anni. Scene di film, ma passiamo al cronista della Incom come da colonna sonora originale. A Venezia si gira. Sulle orme di Casanova Ferzetti concede il bis della fuga dai piombi al pubblico del cinema. Sotto i piombi ci sono le sue donne ad attenderlo. Sono tante che occorre disporle a semicerchio come un coro, anche se il coro nella fattispecie è fornito dal quartetto Cetra. Giacomino Casanova, Giacomino dici un po', Giacomino, dici come fa, come fai? Casanova, dici un po' Casanova, come te la cavi? Se Giulietta, Marietta, Rosetta, incontri tutti insieme, come fai? L'Alican vicino a te è un dilettante e Bob Taylor si dovrà perfezionare. Ma nessuno come te è affascinante quando arrivi in gondoletta cabriolet. Casanova, Casanova, non è giusto, no, Giacomino, no, Casanova, no. Quel che fai? Ma che fai? Anche noi, anche voi, siamo al mondo per baciare qualche donna. Tu lo sai? Sì, lo so, Casanova, se la loro è il tuo segreto, altrimenti poveretti impazzirà. Casanova, perché mai nella tua cova, sia col sole, sia che piova, qualche ammiratrice nuova sempre c'è. Le stelle sono veramente le cose più belle che gli dèi ci hanno dato per allietare la nostra vita. La vita unisce un uomo e una donna per sempre, anche se uno perde il tempo dietro ai numeri e l'altra balla per la gioia degli occhi. Questo è quello che conta. L'amore. Alla terza ora domani sarò lassù, sulla collina, al tempio di Zeus. La deliziosa canzoncina dei deliziosi Cetra su Giacomo Casanova è servita egregiamente ad introdurre l'argomento amore, perché il guerriero combatte, si sottopone a marce sfibranti, si fa trafiggere da mille lance, ma ha diritto al riposo sindacale. Ama il guerriero, infatti, ed è sovente riamato, come nel caso di Rossano Brazzi e di Tina Louise, la scena che state vedendo in questo momento. Diciamo anche che allora erano un po' svantaggiati dal linguaggio retorico ed eccessivo. Oggi si è un po' più sbrigativi, insomma, la cosa succede più rapidamente, diciamo così. Alessandra Panaro, la cognatina del musichiere. Mi batte più forte il cuore. È vero. Dona gioia. E amore, Manto. Ma ora devo dirti addio. Addio è una parola inutile. Quando si dice addio ci si ritrova. E se è veramente addio, non lo si sa. Quello che tu provi, gli uomini lo chiamano amore. Amore? Che cosa significa? Significa che ad un certo momento della tua vita l'intero universo sembra concentrarsi in una sola persona. Le cose che vedi sono belle perché anche lui le vede belle. E quando non è vicino... Sentite, parlano come le canzonette. Allora desideri dormire per poterlo almeno sognare. Le stelle sono veramente le cose più belle che gli dèi ci hanno dato per allietare la nostra vita. Amore.
siamo a Bubastis. Di già. Guardate com'è contenta. Pensate se lui le avesse detto... No, la città è a sinistra. Siamo arrivati a Maccarese. Eccola, Bubasti. Io ci passerei volentieri la vecchiaia. E voi siete i primi uomini che incontriamo da quel tempo. Il nostro arrivo ti ha risvegliato tristi ricordi, Regina. Ma no. Ci avete strappato al silenzio, alla solitudine. Ci avete portato un soffio di vita. Da anni non si rideva più in quest'isola, non si cantava più. La gioia, l'amore, sembravano perduti per sempre. Le stelle sono veramente le cose più belle che gli dèi ci hanno dato per allietare la nostra vita. Bentornato, Penteo. La prima cosa che si vorrebbe incontrare è sempre l'ultima che si può godere. Percorrendo le pianure del mio regno, ti ho pensata sovente. Ciò mi onora. Tutto di me ti onora. Mai niente ti rallegra. Perché? Tu sfuggi la mia mano. No, ma... Non dirmi che è pudore. Il pudore delle donne si scioglie all'amore come la neve al sole. Non il mio. Perché manca l'amore. Lupo ancora non sapeva che avrebbe inciso un giorno parole per la gioia dei grandi e piccini. Giusto. Io non sono contessa, sono solo... Una donna bellissima. E nel mio palazzo le donne bellissime sono sempre ospiti di riguardo. Dopodiché per Calindri furono soltanto carciofi. Abbiano inizio le danze. Il vostro insolito abito vi rende anche più attraente. Come vi è venuta l'idea di vestirvi così? Sono una appassionata di storie piratesche. Mi piacciono i vostri occhi verdi che intravedo. Toglietevi la maschera, vi prego. No, me la toglierò dove nessun altro possa vedermi. Sei spaventata? O forse anche questo fa parte di un gioco che ancora non afferro? Sì, sì, sono spaventata. Non sono mai stata sola con te prima d'ora. Ma noi non siamo soli. Il cuore di tutto il popolo d'Egitto è qui con noi. Un po' invadente come popolo l'egiziano, eh? Se tu non vuoi rispettare il mio stato d'animo, non te ne faccio una colpa. Adempirò al mio dovere di sposa, Amenofi. Corrado Pani. Vieni! Avanti, vieni con me! Tu mi appartieni e mi devi obbedire! Nessuno può offendermi così, neanche la donna più bella del mondo! Kefren! Kefren! Sarà ricordato come il maniaco di Kefren. Vieni a vedere come io tratto mio! Sei impazzita! Tornella Vanoni. Ti prego, Remo, non andare, non andare! Ti scongiuro, ascoltami! Nessun uomo può cambiare il destino, nessun uomo, neanche tu! Il destino degli altri, forse, non certo il mio! No! No, Remo, non lasciarmi, no! Ti scongiuro, non andartene, Remo! Fedigrafa, strega malefica, è questo il tuo amore? Col sorriso sulle labbra mi spingesti alla pugna mentre ordivi il più oscuro dei tradimenti. Io? Sì, tu! Fai una cosa, andremo in esilio, ecco. Ci sono tanti re in esilio e ci staremo anche noi. Non sta mica male. Come vuoi, pur di non perderti, Tony, due cuori in una capanna. Sì, Cleopatra, facciamo così. Vai di là, fai le valigie. Sì. Mettici dentro oro, brillanti, pietre preziose, quello che puoi. Perché tu capirai, Cleopatra mia, senza la grana, si esilia male. È vero. E di questo insegnamento ha fatto tesoro Eddie Wessel, che vedete adesso qui in immagine, futura signora Crociani in Lockheed.
vogliamo bere insieme. Che sia stata una premonizione? A cosa? Alla speranza di una lunga vita assieme. Attenzione, lui non è il ministro Tanassi, ma Steve Reeves. Sempre la signora Crociani. Oh! Oh! Ottimo espediente per passare la frontiera. Questa ulteriore immagine colossal passeremo al feuilleton, altro ingrediente per storie d'amore e morte. Da questo momento in poi, attenti alle parentele, saranno continuamente messe in dubbio. Stiamo vedendo ancora la corona di ferro di Alessandro Blasetti. Elsa! Elsa! Oh, senti, Elsa! Va via, va via! Elsa, ascoltami! Va via, va via! Io sono il figlio di Licinio. Tuo padre stesso me lo ha detto. Non sono tuo fratello. Io non so leggere, potrebbe essere importante. Reverendo padre Lebois, dopo 26 anni sono finalmente riuscito a tornare nei luoghi che videro la mia infanzia. Ero il garzone di bottega del fabbro Erlanger. Un giorno, mentre attingevo acqua dal ruscello, udii delle urla provenire dalla torre. Mi arrampicai fin lassù dove trovai la duchessa Christine de Cambise, che tutti credevano morta, sepolta viva in quella torre. Era sempre stata buona con me e fece di tutto per aiutarla ad uscire da quella prigione. Mi fu impossibile. Allora la duchessa in lacrime... Agostina Belli, ancora sepolta viva, mai più liberata. Corsi in paese e portai il bambino al vostro convento mettendolo nella ruota. Il caso volle che io mi trovassi davanti al convento quando i frati consegnarono il bambino a questa donna. Presi a seguirla. Ma lungo la strada che portava al castello di Cambise, la donna entrò in una casa. Nella stanza c'erano due dignitari che pagarono la muoia per sostituire il figlio dei Cambise con un altro bambino. Non sarei l'erede dei Cambise. Tu sei mia figlia. Io? Tua figlia? Figlia di una serva. Svetania. Tu non sei mia figlia. Io non sono tua figlia. Ma padre, cosa vuoi dire? Che significa? È la verità. E visto che dovete sposarvi, la verità va detta. Ecco che si dispone in posizione da flashback. Saranno circa 15 anni. Quando io attaccai con la mia nave un legno inglese. In quel tempo per noi normanni il mare era l'unica risorsa e la lotta contro gli inglesi per il suo predominio era senza quartiere.
notizie qui. Questa, se la rivolgono, dovranno pagarla a peso d'oro. Però sta zitta, Ma allora Svetania è inglese. È di nobile origine. Sì, tu, Eddie. La figlia del capitano MacPherson. MacPherson? Sì, la figlia del capitano MacPherson. Ti rapimmo quando ancora non avevi 3 anni. E fosti rapita per diventare una divinità. Oh, allora non sono neanche della vostra razza. Sono libera. Libera di odiarvi, di maledirvi. Tu e la tua mostruosa Calì! Saggio! Vuoi richiamare l'ira di Calì su di noi? Tu mi salvasti la vita. Ora siamo pari. Eric, mio fratello! Guarda, guarda Eric, lo stesso segno! Fratello! Fratello! Ecco quel che succede a venire subito alle mani, senza presentarsi prima. Guardate, questo è mio fratello! No! E che cosa suggerirebbe il nostro uomo? 2 re? 2 troni, 2 fratelli. E Paolo Gozzlino. Che governino felicemente. Anche ballerino televisivo. Fianco a fianco. Coreografo. Stupida pretesa di un folle sanguinario bruciato dall'ambizione e dall'invidia! Cosa aspetti? Su, avanti, se hai un po' di coraggio. Colpisci se hai coraggio, bastardo! Questo è Mark Damon. Ora sei solo, Enrico. Puoi regnare solo. Arrenditi, se puoi avere salva la vita. Florinda è Silva Coscina, ma l'avrà ferita veramente per sbaglio. Credi, che cosa potevo sperare di più che morire dalle tue braccia? No, non puoi. Non devi morire. Io non posso vivere senza di te. Tipica posizione da agonia. No, Clorinda, no! È venuta a mancare con grande compostezza. Clorinda! Clorinda! Squadrone Bianco. 1936, Augusto Genina.
tutto qui questa sera. Quando sei arrivata? Ieri, con la crociera. Come sei cambiato. Non mi riconosci più, è vero? Non so. Hai un altro viso, un altro sguardo. Non so dirti. Infatti, non sono più pari. Mario, Mario. Mario non esiste più, Cristiana. Rimasto laggiù, sotto la sabbia, come Sant'Elia. Addio, Cristiana. Il mio posto è qui. Il mio posto è qui. Avete capito? L'eroe rinunciava all'amore per la patria nei film fascisti. In quegli anni Ruccione intanto sillabava «Colonnello, non voglio pane», eccetera, eccetera. Tra poco vedrete la parola fine, ma il film non è ancora finito. Evani, salutate in Totocomen il condottiero dell'impero! Di Tebe! Soldati! Richiamati! Riformati! No, i riformati no! I riformati no! Quelli restino a casa! Vi ho radunati in questo pubblico deserto per annunciarvi che l'ora della riscossa è giunta! Popolo di Tebe! Vuoi tu combattere contro l'Assiro, secolare nemico delle nostre genti? Sì! Bene! Hai fiducia in me? Quale tuo condottiero? Sì! Popolo di Tebe, lo sai tu che la guerra comporta tanti sacrifici e ogni genere di privative. È arrivato il tabaccaio. È arrivato il tabaccaio? No! Non è arrivato il tabaccaio. Non si fuma. Stai zitto. Vai avanti. Dunque, Devani, abbiamo lance, spade, frecce, mortaretti. Ricchidracche e castagnole. Ricchidracche e castagnole. E con queste armi potenti, dico armi potenti, noi spezzeremo i neri! A Maciste e i suoi compagni! Bravo. A Rocco e i suoi fratelli! La prima schiera! All'attacco! Stabilito dunque che il Colossal non può rassomigliare in alcun modo a Breve Incontro, tanto vale proporre ancora battaglie, alcune bellissime, come questa per esempio che appartiene a Scipione l'Africano. Thank you.
sceneggiatori e registi sapevano che il richiamo dei loro film era proprio in queste scene, in queste battaglie, e non nella trama. Infatti la trama spesso era presa in prestito dai libri di storia del figlio più piccolo, quindi diciamo pure conosciuta. Degli anni, nel 50 e nel 60, le battaglie sono diventate un po' più miserelle. D'altra parte i costi cominciavano ad aumentare. Questa appunto è una battaglia navale. Sopperiva alla mancanza di masse con scene particolarmente cruente e crudeli. L'esodo ha sempre funzionato, specie se provocato da incendi. Antico trucco rubato al cavallo di Troia. Sequenza che sarebbe piaciuta a Terence Hill e a Bud Spencer. Cucina su biga verso il mare. Ingenerose. Questi cinegiornali, il cinema italiano celebra e si celebra con feste, brindisi e commemorazioni. Quasi tutti gli attori che state vedendo in questo momento nella realtà non furono coinvolti nei trionfi dei maciste. Nessuno si chiamò Ubarratutu, Euristeo, Adrasto, Amennotis, Ansidone, Alceo, Adlaia. Avvertiamo, e ci sembra doveroso, avvertiamo quei produttori che vedendo questo film avessero rinnovato la voglia per il genere, che è fatica sprecata. Infatti, l'ultima cartapesta l'hanno usata i palazzinari per costruire le periferie delle grandi città. Grazie per l'attenzione.
Questo appartiene al tempo che fu. Incacchiare a giro.